trapelano pesanti accuse contro Amadeus, dal caso travolta all'esclusiva sulla moglie, tutto quello che è stato detto sul conduttore. Da settimane è stato ufficializzato l'addio in Rai del noto ed amatissimo conduttore, tra qualche mese infatti approderà sul canale 9. C'è chi non gli ha risparmiato dure accuse, in un'intervista concessa al giornale un noto manager ha parlato del loro rapporto e di come sia stato un capolavoro di complicità il primo festival di Sanremo. A detta sua Amadeus non sapeva nemmeno da dove iniziare, trascorsero alcuni giorni insieme in Spagna per scrivere l'intero regolamento che lui portò in Rai come se fosse opera sua. Insieme costruirono anche la regia, la squadra autorale, il coreografo, il direttore della fotografia e scelsero le co-conduttrici. Iniziò a notare che qualcosa non andava durante l'organizzazione del quinto Sanremo, il noto conduttore diceva sempre di no e declinava ogni sua proposta. Quando provò a chiedere un incontro con lui gli dissero che aveva molto da fare. In merito ad Arena Suzuki Amadeus chiese un programma prodotto da Arcobaleno 3, società di cui il manager ha venduto le sue quote ma continua ad esserne manager. Chiese anche il pagamento da parte della società della direzione artistica e che gli fossero riconosciuti il 100% dei diritti della titolarità del format. A lasciarsi sfuggire queste rivelazioni è stato Lucio Presta. Il manager pensa che Amadeus sia stato spinto a fare certe richieste perché non lo riconosce in questo gesto. Poco dopo gli comunicò la sua intenzione di interrompere il rapporto dopo il Festival di Sanremo, poi cambiò idea e gli disse che preferiva interromperlo subito perché durante la kermesse la sua presenza lo avrebbe messo a disagio. In quella occasione gli confermò che sarebbe stato pagato fino a fine contratto, agosto 2024, poi invece gli comunicò che lo avrebbe pagato solo fino a dicembre. Lucio Presta ha poi rivelato che il conduttore era a conoscenza dell'accordo con John Travolta, il manager dell'attore aveva proposto la sua presenza ad una cifra molto bassa dicendo che lo sponsor delle scarpe era disposto a pagare la differenza del cachet. Lui sconsigliò al conduttore di accettare, lui si era detto d'accordo un mese dopo l'offerta fu rilanciata. A detta sua solo Amadeus e l'autore del festival Alessio De Stefani erano a conoscenza della proposta. L'esclusiva per Giovanna Civitillo al Festival di Sanremo, cosa ha svelato il manager Lucio Presta. Il manager si è lasciato sfuggire interessanti rivelazioni anche sull'esclusiva per la moglie del conduttore, Giovanna Civitillo. Era convinto che insieme al direttore del Daytime Rai Angelo Melloni aveva organizzato un corner all'interno del teatro Ariston per gli inviati dei vari programmi Rai. Attraverso un duro messaggio vocale Amadeus gli disse che all'Ariston non sarebbe dovuto entrare nessun programma di Daytime, ad eccezione della Vita in diretta. Lucio Presta ha poi concluso dicendo, nessun inviato di nessun programma sarebbe potuto entrare all'Ariston fatta eccezione della signora Giovanna Civitillo. Tutti gli altri inviati degli altri programmi devono stare fuori dall'Ariston.